I bolidi al traguardo della Cesana Sestriere, ma il Colle si offre anche al set dei fotografi di moda. Dopo i motori Sestriere aspetta il grande agosto delle mountain bikes. E andiamo in montagna, si sta concludendo la Cesana Sestriere, proprio in questo momento è in corso la premiazione, ne parleremo ovviamente stasera. Intanto Sestriere, se non è riuscita a conquistare la finalissima di Miss Italia di settembre, che è andata a Montecatini, si è portato almeno a casa l'orgoglio di essere un set per fotografi di moda. Andrea Caglieris. Moda in alta quota, il Colle di Sestriere è trasformato in un vero e proprio set fotografico. Tra alberghi, palazzetto dello sport, il green del campo da golf, piscine e alpeggi, la torinese officina dello stile ha portato sulle montagne olimpiche una sana dose di glamour che presto comparirà sui cataloghi delle firme più prestigiose del Made in Italy. C'è una produzione composta da 120 persone, parrucchieri, truccatori, stilisti, ovviamente i fotografi che vanno a catturare tutte le immagini che andremo a fare, una ventina di modelle, e abbiamo creato circa 14.000 immagini. Lontani i tempi dei vecchi manifesti pubblicitari, oggi la montagna guarda al futuro e Sestriere, anche se non ha vinto la sfida di portare sotto le sue mitiche torri la finalissima di Miss Italia, si gode quest'ondata di bellezza che la porterà sulle copertine di tutto il mondo. Dopo aver tentato di portare Miss Italia non ci siamo riusciti, però abbiamo ritenuto che la moda sia giusto che si presenti in montagna. Smetteranno una Sestriere meno conosciuta, più insolita, dove effettivamente la natura e tutti i vari sport che si possono praticare da noi in montagna verranno rappresentati.